E adesso, avete visto il cibo? È una meraviglia. Ma adesso vi porto sott'acqua. Andiamo a parlare, andiamo a vedere i coralli che sono fondamentali per il nostro ecosistema. E spesso uno dice, ma il corallo che cos'è? Il corallo è una roccia, è un sasso. Invece no, perché il corallo è vita, vive il corallo cresce, si trasforma. Paolo Galli, ordinario di ecologia all'Università Milano Bicocca. Buongiorno, è direttore del Mare Center Maldive, dove proprio lì c'è una, diciamo, una nursery di corallo. Allora, la prima domanda che le faccio è questa: che cos'è il corallo? Il corallo è un animale che vive in simbiosi insieme a delle alghe. Noi dobbiamo immaginarci un corallo che ha uno scheletro, come se fosse la nostra mano, e un guanto che è proprio l'animale. E su questo guanto ci sono delle alghette, un po' come se fosse il panettone con i canditi, ok? E quando vivono insieme i coralli con queste alghe, creano questa cosa meravigliosa chiamata barriera corallina, solo se vivono insieme. Purtroppo i cambiamenti climatici fanno sì che la temperatura dell'acqua sale, e quando la temperatura dell'acqua sale, le alghe si staccano dai coralli. Le alghe che danno un po' di cibo ai coralli, perché con la fotosintesi producono degli zuccheri che vengono mangiati dai coralli, ecco, quando le alghe si staccano, i coralli muoiono di fame, muoiono, la barriera corallina si distrugge, non c'è più una barriera che permette la protezione dalla forza dell'oceano in prossimità della costa, non c'è più la casa per tutti gli animali che vivono sulle barriere coralline, e quindi perdita di biodiversità, disastro. Perché stiamo parlando dei coralli? E magari qualcuno a casa ci sta guardando e pensa anche, ma i coralli, la barriera corallina è dall'altra parte del mondo, è nella zona delle Maldive, l'Australia, andiamo alle Hawaii, quindi dice, ma che mi importa, io non posso permettermi di andare lì e fare il bagno. In realtà non è proprio così, perché intanto i coralli sono anche nei nostri mari, nel nostro mar Mediterraneo, e poi quello che accade lì, quello che non accade, quindi la difesa di quello di cui stava parlando il professor Galli, si ripercuote proprio dove siamo noi, è così? È esattamente così. Anche nel Mediterraneo ci sono dei coralli, sono circa una quarantina di specie di coralli, che a differenza delle barriere coralline che conosciamo, quelle più famose e grandi, non riescono a costruire delle grandissime strutture. In realtà ce ne sono alcuni coralli che vivono in profondità, anche in Italia, ad esempio fuori Lecce sono stati trovati dei coralli di profondità, che sono fondamentali, perché ad esempio sono la zona dove i pesci del Mediterraneo vanno a riprodursi, si proteggono quando sono piccoli, quindi sono fondamentali, e comunque tutto quello che noi facciamo, quello che succede dall'altra parte del mondo, arriva anche certo da noi. E allora adesso lasciamo per un attimo lo studio di Uno Mattina e andiamo in collegamento con la nostra Rebecca Vespa Belgrund. Si trova a Napoli, l'acquario della stazione Anton Dorn di Napoli. Tra l'altro auguri, perché so che festeggiano i loro 150 anni, è vero Rebecca? Sì, Massimiliano, buongiorno, buongiorno a tutto il pubblico di Uno Mattina. Noi ci troviamo all'interno di quello che è l'acquario esistente più antico al mondo, Massimiliano. Guarda che meraviglia, siamo qui e navighiamo all'interno di queste vasche, all'interno dei fondali, dell'ecosistema dei fondali del Mediterraneo, ed è uno spettacolo davvero. E auguri, come diceva giustamente Massimiliano, sono 150 anni dell'acquario di Napoli, nato nel 1874, vero? Sì, tanti auguri a noi, sì, è nato da Anton Dorn, che ebbe questa idea di finanziare, tra l'altro utilizzando l'acquario pubblico, le attività di ricerca che vengono svolte. E ci arriveremo, siamo con Terlizzi, direttore del Dipartimento Ecologia Marina Integrata dell'acquario di Napoli, un po' l'omologo insomma di Paolo Galli, che è in studio con te. Che, che saluta, perché vi conoscete. Certo. Allora, coralli anche nel Mediterraneo ce ne sono, e li abbiamo in queste vasche, vero? Sì, il corallo è un termine molto ampio, diciamo, noi siamo abituati a pensare ai coralli, come giustamente ha detto Paolo, dalle barriere coralline, ma abbiamo il gruppo che si chiama Antozoi, anche questo tecnicamente per un zoologo fa parte del gruppo. Ed è questo qua, vero Massimiliano? Dovreste vederli bene, aiutaci Fabio. Sì. E poi ce ne sono altri, non solo, che ricordano un po' di più. Ce n'è tantissimi, diciamo, quello che tecnicamente, se ampliamo questo discorso, chiamiamo coralli gli antozoi, e qui possiamo vedere le gorgonie. Le gorgonie che un po' ricordano pure a me, a guardarle, proprio dei coralli veri e propri, un po' il corallo rosso.
Sì, il corallo rosso fa parte degli antozoi, anche quello, diciamo, noi siamo come mediterranei, pensiamo al corallo rosso per quello che si fa ai monili che vanno a prendere i subacquei a 120 metri, però anche questo, diciamo, le gorgonie, e poi strutturano un habitat. Quello che ha anticipato Paolo, in mare noi abbiamo una cosa sensazionale, che gli animali marini sono attaccati al substrato, nessun animale terrestre può permettersi il lusso di stare fermo, mentre a mare... Questa cosa eccezionale del corallo, che è un animale, che cosa che neanch'io Massimiliano sapevo, l'ho scoperta adesso stamattina con i nostri ospiti. E come stanno i coralli dei nostri fondali? Perché qui vediamo tutto fondale mediterraneo, perché questo acquario è nato proprio per indagare, per vedere quella che è la biodiversità, no? Del nostro fondale. Sì, l'idea originale dell'acquario era mostrare ai napoletani e agli ospiti come fossero i fondali. E come stanno i coralli? Stanno come vengono minacciati anche lì dall'uomo, con impatti che possono essere diretti, possono essere strappati dai fondali, da reti, oppure da lenze, da pescatori ricreativi o sportivi, oppure le lenze possono fare dei danni, possono creare delle abrasioni che vengono aggredite poi da agenti patogeni e quindi il corallo va in sofferenza. E poi c'è il riscaldamento anche delle acque, che diceva Rebecca, che può ritorno... attaccare. Il riscaldamento delle acque, noi abbiamo... Rebecca, ritorno da te, no, proprio per questo, perché sul riscaldamento, però noi, il nostro programma è positivo, vuole portare belle notizie, e so che però c'è stata una bella scoperta, una parte importante, è stato scoperto un nuovo gigantesco banco sotterraneo di coralli, dove? Dunque, sono stati trovati dei nuovi banchi di coralli in Mediterraneo e in profondità. Questi sono fondamentali, si sapeva poco fino a qualche anno fa, in realtà adesso si è visto che ci sono, ce ne sono tanti, e devono essere preservati ad esempio dalla pesca a strascico, devono essere preservati dall'inquinamento, perché sono fondamentali, sono nursery per i pesci, e questi banchi devono essere preservati. Allora, noi l'altro giorno abbiamo raccontato quello che sta accadendo in Africa, quindi stanno costruendo questo muro verde di 8.000 km per 15 km di altezza, quindi per evitare l'avanzamento del deserto. Ecco, la stessa cosa la state riproducendo un po' voi nell'acqua, proprio sotto, nel senso che state piantando i coralli, cioè state cercando affinché i coralli possano vivere. In che modo? Sì, noi applichiamo la tecnica di coral restoration, cioè di restauro della barriera corallina. In Italia siamo famosi per restaurare le opere d'arte, beh, si può fare la stessa cosa anche in mare. Quindi noi una barriera corallina che è danneggiata possiamo ricostruirla. In che modo? Abbiamo detto che i coralli sono degli animali, in realtà funzionano un po' come se fossero delle piante. Possiamo prendere dei frammenti, metterli in un vivaio come se fossero delle piante, farle crescere e quando sono cresciuti ripiantumarli, anche se non è il termine esatto, per ricostruire la barriera corallina. E ovviamente tutto questo noi abbiamo bisogno di tecnologie, quindi facciamo aiutare ad esempio dall'Istituto Italiano di Tecnologie per capire quali sono i nuovi prodotti per attaccare i coralli quando e comunque funziona. E funziona. Funziona, quindi sì. Piano piano poi automaticamente è come se fosse un, diciamo, un vivaio, e poi da solo il corallo può ricrescere e riprodursi. Sì, noi dobbiamo fare in modo che i cambiamenti sperare e essere convinti che i cambiamenti climatici a un certo punto smetteranno di avere effetto sull'ambiente, cioè noi dobbiamo ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici e fare in modo che i coralli vivano sino a quando questa cosa non avviene, e quindi noi mettiamo i coralli, speriamo che la temperatura diminuisca, deve diminuire, e quindi i coralli poi potranno ricrescere. Grazie, grazie, ringraziamo Paolo Galli. In chiusura, Rebecca, il saluto a te. Sì, Massimiliano, allora per chiudere un altro elemento importante per il nostro ecosistema sono sicuramente le posidonie. Torniamo sui fondali sempre mediterranei. Sono alghe? No, sono piante, importantissime proprio per il clima anche. Sono piante che ricoprono circa il 2% della superficie del Mediterraneo, esistono solo in Mediterraneo, almeno questa specie, la posidonia oceanica, e ha, diciamo, un'importanza enorme che va dalla stabilizzazione delle coste, protezione dell'erosione costiera, produzione di ossigeno, rifugio per pesci di importanza. E uno dei fattori di rischio è proprio la mano e l'impatto dell'uomo, quindi dobbiamo fare attenzione ai nostri mari. Massimiliano, venite a visitare l'acquario di Napoli, insomma 150esimo, e allora... è un luogo meraviglioso. E lo puoi ben vedere. Grazie Rebecca, allora ancora auguri a Antonio Terlizzi per i 150 anni, grazie professor Paolo Galli.